Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Grazie, volevo ringraziarvi per questo risultato magnifico, non me l'aspettavo assolutamente. 20.000 followers, mamma mia, che bello! Proprio per questo ho deciso oggi di fare una puntata speciale, diciamo dedicata a questo successo. E visto che me l'avete chiesto in tanti, volevo parlarvi della differenza tra il canto moderno e il canto lirico. Ok. Canta, 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 cantare in libertà. Intanto c'è da dire che sia nel canto leggero che nel canto lirico la base è sempre la stessa, cioè la nostra respirazione deve essere sempre diaframmatica, cioè l'impostazione è uguale, anche se nella musica leggera non serve tutta quest'area che invece potrebbe servire nel canto lirico, dove ci sono delle frasi, diciamo, molto lunghe che si devono sentire anche senza microfono in teatro, ad esempio. Però vi voglio fare delle differenze sostanziali per quanto riguarda l'impostazione timbrica proprio della voce. Cioè, la voce è l'unico strumento che esiste al mondo che può cambiare il suo timbro. L'abbiamo già detto questo in un'altra puntata, magari vi lascio un link qui in descrizione. Quindi vi faccio degli esempi su come si canterebbe una frase musicale se la cantassimo in, diciamo, musica leggera e come la stessa frase la potremmo cantare utilizzando il canto lirico. Vediamo quali sono le differenze. Vi faccio alcuni esempi in modo che possiate capire bene quello che succede. Bene, allora ragazzi, facciamo un esempio su un brano di John Lennon che è Imagine, che tutti conoscono, così possiamo fare una differenza. Io vi faccio sentire prima un pezzettino dove la canto normalmente con la, diciamo, la voce leggera, ok? Attenzione a non confondere la voce lirica con una voce un po' ingolata, cioè in questo modo, perché molti pensano che la voce lirica sia un po' così, ma in realtà è una voce soltanto più proiettata in maschera e un po' più rotonda dove si alza il palato. Insomma, ora vi faccio sentire un po' quello che è il risultato. Le vocali comunque si canta in modo più schiacciato in un certo senso. Ora, veramente è un mondo vasto e sconfinato questo del canto lirico e della musica leggera, però in linea di massima nella musica leggera un suono più chiaro, diciamo. Nella musica lirica è innanzitutto più vibrato, molto più vibrato, e poi è più rotondo. Mentre sarebbe. Ok, mentre nella lirica è tutto più in verticale. Ok,
Anche nel canto leggero si usa la verticalità del suono, però di meno rispetto alla lirica. Infine vorrei dire che anche se io sono diplomato in canto lirico nel Conservatorio di Matera, però io canto musica leggera da tanti anni, ho continuato poi a seguire questa strada della musica leggera, quindi non mi sono più dedicato completamente al canto lirico, ciò che invece un cantante lirico fa, cioè se uno decide di fare il cantante lirico lo deve fare tutti i giorni e deve fare solo quello, perché l'impostazione lirica è molto delicata da mantenere e non bisogna mai sporcarla con il canto moderno. E viceversa mi verrebbe anche da dire, nel senso uno deve scegliere la propria strada e perseguire quella. In quel modo noi possiamo ottenere il miglior risultato possibile in quella fascia, diciamo in quella categoria, se vogliamo dire così. Bene, che cosa dire? Grazie mille ancora per questo splendido risultato. Io vi do appuntamento al prossimo video, spero che questo vi sia stato utile e ci vediamo alla prossima puntata.